una notte mi sono fatto venire un'idea e ho detto proviamoci. Secondo me era una follia, ma poi abbiamo trovato tanti pazzi come noi. Firenze è sempre stata una città di pallacanestro per quanto riguarda la passione e il grande numero di bambine e di bambini che si affacciano a questo sport e non lo lasciano più perché se ne innamorano. Secondo me a Firenze c'è una quantità irreale di appassionati e praticanti allo sport della pallacanestro. L'idea nasce dalla storia un po' di Firenze, dalla passione per questo sport, per la pallacanestro, l'amore per la nostra città, i quattro colori di Firenze, bianco, rossi, verdi, azzurri. Nata dall'idea di un torneo tra i quartieri, fa giocare insieme ragazze e ragazzi che durante l'anno indossano maglie diverse. Giocare per il proprio quartiere, della propria città, in un contesto così splendido, è un'emozione pazzesca. Piazza Michelangelo è un contesto unico. Per quattro sere abbiamo avuto ragazzi che si sono sfidati in partite di pallacanestro mozzafiato. Sicuramente non c'è luogo migliore per organizzare un evento di sport come questo che voglia davvero dal profondo abbracciare tutta la città e coinvolgerla. Il numero di partecipanti non è limitato ai 48 giocatori, poi c'è lo Star Girl, poi c'è il 3 contro 3, quest'anno abbiamo giocatori da Torino, da Roma, da Bologna, quindi l'evento ormai è nazionale, non più semplicemente fiorentino. La partecipazione è tanta, dai bambini del mini basket, ai ragazzi, ai senior, e è una dimostrazione che a Firenze la pallacanestro c'è, esiste, piace, c'è tanta voglia. E è bello, io mi diverto tantissimo, non so, credo si veda insomma. Poter venire qua per quattro giorni, per quattro serate, non per forza magari essere un appassionato di pallacanestro, ma prendere un gelato, bere una birra, mangiare qualcosa in compagnia, scambiare due chiacchiere, incontrare degli amici e partecipare, guardare anche una partita di pallacanestro anche se nessuno l'ha mai vista. Io sono in canotta, l'intervistatore è in canotta, tutti i cameraman sono in canotta, sembra che questa storia del basket abbia preso sempre più piede, quindi questa è la dimostrazione più bella che Firenze è una città di basket. La rivalità non è tanto tra i quartieri, ma la rivalità è più tra le squadre, no? Tra i giocatori che partecipano anche nelle diverse categorie, ma comunque appartengono a diverse società. Però il bello è che riusciamo in questi quattro giorni a Piazzale Michelangelo a cancellare quelli che tutto l'anno vestiamo per trasformarci in quelli dei colori di quartiere. Quando ci sono i colori del mezzo, tipo sempre per Firenze, per Fiorenza. Sono di Lampo di Marte, ovunque andrò ti farò verdi, sia in piazza Santa Croce sia al piazzale. Per me i verdi sono i verdi, qualsiasi cosa abbiano, secondo me ce l'hanno in più degli altri. Gli azzurri che non hanno gli altri è l'appartenenza, il gruppo, e siamo come una famiglia. Sono convinto che questi sono proprio, hanno il senso di rappresentanza del nostro quartiere Campo di Marte. I rossi vengono rappresentati proprio dal colore, hanno più cuore degli altri, giochiamo molto col cuore, ho la voglia e tutti contribuiscono per la vittoria. Penso che per un giocatore di promozione giocare contro giocatori che giocano in Serie A, Serie B è l'occasione della vita, appunto, è alimentare un sogno. È una grande livella lo Star Game, no? Quindi non importa più che campionato giochi fino al giorno prima o fino a qualche settimana prima, ma quando arrivi qui giochi sul piazzale Michelangelo, non importa più niente, difendi solo i colori del quartiere. Conta giocare, conta la pallacanestro, conta Firenze, conta l'onore, quando si entra in campo si gioca per vincere. Quello abbiamo fatto fino adesso però non conta niente, ci aspetta una finale stasera e la andremo a giocare per ripeterci, perché ripeterci è ancora più difficile vincere. Guardiamo cosa succede, speriamo in bene, l'importante è che non vincano i rossi, poi speriamo vincano gli altri, ovvero noi, i verdi. Vincere qui credo che per un giocatore di pallacanestro e con la maglia di Firenze del proprio colore sia il massimo. Significa avere Firenze ai tuoi piedi.
Questo evento ci ha dimostrato che senza avere loghi di società, questa cosa nuova già al secondo anno è stata amata e tutti corrono al piazzale per giocare a pallacanestro. Firenze ha dimostrato che può essere una città di basket, che ha tante società e questo evento unisce tutte le società fiorentine.